Buongiorno da Mattino 6 per questo martedì 24 maggio. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Ci andiamo a vedere la sua storia. Maria è la madre della Chiesa, ausiliatrice del popolo cristiano nella sua continua lotta per la diffusione del regno di Dio. Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani, è il bel titolo che è stato dato alla Vergine Maria in ogni tempo e così viene invocata anche dalle litanie a lei dedicate, dette anche lauretane perché recitate inizialmente a Loreto. Dopo aver ricordato il santo del giorno, vediamo subito i titoli di apertura. Iniziamo dalle pagine del Centro. Il mare di Pescara torna pulito, rientra l'allarme inquinamento nei tratti di litorale all'altezza di via Galilei e Fosso Vallelunga. Resta fuori norma solo il punto di via Balilla. Alessandrini dice pronti a togliere i divieti. A centropagina il personaggio del quartiere, No Senso, il cantautore che tenta il rilancio di Rancitelli. Nelle cronache su Pescara il mercatino da spostare, il tunnel dei senegalesi occupato dai disperati. E ancora su Pescara, Porta Nuova, la stazione nel degrado, le ferrovie dicono multe a chi passa sui binari. Su Montesilvano, nuova viabilità, stop alle macchine intorno a Piazza Diaz. Di spalla l'Aquila, studenti offrono dentiere gratis ai poveri. Vediamo i titoli di apertura del quotidiano, il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. In apertura Legnini dice all'Aquila fermata la mafia, il vicepresidente del CSM con gli studenti nel giorno di Capaci. Il dossier Officina L'Aquila, la ricostruzione si apre al mondo. Il caso Bussi, salta l'accordo per la bonifica, il rilancio. Carichieti, le prove del dissesto, i documenti depositati da Banca Italia in tribunale certificano gli 850 milioni di passivo a novembre 2015. La dichiarazione di insolvenza aprirebbe la strada all'ipotesi bancarotta. E poi l'estate alle porte, le analisi ok, il mare migliora, Pescara riscopre il fiume. A Teramo Brucchi accelera, giunta pronta entro sabato. Di taglio alto il pallone in rosa, Valentina Di Marco, così ho portato in paradiso le ragazze di Chieti. Il Cimelio Pescara nel 46, la schedina del debutto nel Totocalcio. Playout, il tifo di Allegri, biancazzurri in Serie A, ultima gioia della stagione. E di spalla l'annuncio venerdì, niente bus, alta tensione. Alla tua. Andiamo a vedere anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. All'estero con la pensione sociale INPS, tre teramani denunciati nella maxi inchiesta della finanza sulle truffe degli assegni sociali. A centropagina Acerbo Regione voti la Bernardini come garante delle carceri, come omaggio a Pannella. E poi Teramo, giunta ad ostacoli per Brucchi, sindaco ottimista, ma i gattiani perdono tempo sui contenuti. Di spalla a Giulianova il risarcimento di 80.000 euro per l'alluvione. Bellante al voto, Melchiorre volto nuovo nel segno della continuità. E poi Zauli, Pea, Colucci volata a 3 per la panchina del Teramo. Di taglio alto il processo agli ex vertici della Cassa di Risparmio, il crack Tercas, fondazione ammessa come parte civile. Roseto al voto, politica e Sharks, Pavone ha tradito il basket rosetano. Questi dunque titoli di apertura, prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, sul lavoro tutto filerà liscio e non avrete bisogno di sforzarvi più di tanto. In amore, un incontro recente si sta trasformando in qualcosa di più. Non fatevi domande e vivetevi questa novità senza pensarci poi tanto. Toro, avrete modo di mettervi in risalto davanti agli occhi di una persona molto influente a livello professionale. In amore, avete bisogno di emozioni forti, cercate qualcosa che vi stravolga, difficilmente potete aspettarvelo da un amore che dura da tanti anni. Gemelli, potreste soffrire di malinconia, di nostalgia, di un passato che difficilmente potrà tornare. Inoltre, i vostri ricordi potrebbero essere influenzati dall'umore del momento, facendovi tornare in mente un ex che tanto stupendo per voi non era. Cancro.
cancro, giorni difficili, pieni di impegni e con poca energia. Non sarà facile. Non fatevi prendere dalla depressione, ma cercate di reagire se volete raggiungere i vostri obiettivi. Il partner è la persona che vi conosce meglio, quindi confidatevi e togliete la maschera che vi portate per nascondervi dagli altri. Leone. Per chi è giovane potrebbe esserci la possibilità di andare all'estero per proseguire gli studi. Una risposta legale potrebbe finalmente arrivare dopo molte attese. In famiglia, possibile preoccupazione per la salute di un familiare. Vergine, siete simpatici, divertenti e avete una bella parlantina. Potreste riuscire anche a conquistare chi vi ha rubato il cuore. Per tutta la settimana avrete voglia di divertirvi e non pensare a nulla, ma per farlo dovete prendere le distanze da chi è troppo pessimista. Bilancia, vi aspettano delle belle novità, solo se oggi avrete la volontà di ascoltare dei consigli solo da chi vuole il vostro bene. Non potete pensare di fare tutto da soli, lasciatevi aiutare almeno ogni tanto. Scorpione, vi sembra che tutto vi sia contro e vi sentite sommersi da mille impegni con la paura di non riuscire a salvarvi. È una giornata difficile e vi sentirete svuotati, senza nessuna energia. Un partner troppo esigente potrebbe essere esasperante, tanto che avete solo voglia di scappare lontano. Sagittario. Avete intorno delle persone molto chiuse e ferme sulle proprie convinzioni, mentre voi avete bisogno di rinnovamento. Non siate impulsivi, soprattutto nel prendere una decisione che potrebbe cambiare la vostra vita. Capricorno, non potete pensare di fare e decidere sempre tutto da soli, dovete riuscire a fidarvi di chi sta intorno a voi, di chi vi ama e soprattutto di chi ha più esperienza di voi. Cupido sta preparando la freccia d'amore per colpire la persona che vi piace molto. Acquario, non riuscite a portare a termine nemmeno ciò che vi sta più a cuore. In questi giorni, davanti alla più piccola difficoltà, volete subito mollare. Anche in amore la situazione rimane tale, quindi sarete tentati di mollare tutto e scappare molto, molto lontano. Pesci, vi sembra che tutti ce l'abbiano con voi e vi sentite perseguitati, tanto che sul lavoro potreste avere a che dire anche con un superiore. Se un'amicizia si sta trasformando in qualcosa di più, dovreste essere felici e non preoccuparvi. Apertura dei quotidiani nazionali, iniziamo dalle pagine della Repubblica. L'Austria verde sceglie l'Europa, ultradestra battuta, vittoria di misura, il voto postale spinge Van der Bellen, appello di Mattarella assieme per rafforzare l'Unione. Ancora napoletano, un'offesa dire che il sì è un voto contro la Costituzione, il referendum, Renzi dice rispetto tutti i partigiani. Sulle pagine del Corriere della Sera, in apertura, l'Austria ferma l'ultradestra. Le presidenziali, solo 31.000 voti di differenza, sono stati decisivi gli elettori per corrispondenza. Il verde Van der Bellen batte il nazionalista Hofer e Gentiloni dice un sospiro di sollievo. Il Giornale beffa i pensionati, case dell'INPS in vendita, ma Renzi si tiene il malloppo. Sul mercato immobili per 2 miliardi, ma i soldi vanno al governo. Ancora le pagine del Fatto Quotidiano, sfasciano la nostra Costituzione e incassano pure 500.000 euro, il business del sì. Il PD vuole raccogliere firme inutili per guadagnare rimborsi. E poi Van der Bellen, Verdi, presidente Austria, il voto per posta evita la vittoria xenofoba. Il tempo, gli esami medici impossibili, ecco i tempi di attesa infiniti, la sanità nel caos. Nel pubblico c'è chi aspetta anche 350 giorni. Boom sul web di farmaci e cure fai da te, ma il 99% è un falso. Di taglio alto dal CSM al vertice dell'AMPI, storia di smuraglia il presidente degli antifascisti militanti. Il congresso partigiano, no al referendum.
Il mattino, Avellino, le partite truccate dai clan, indagato il nazionale Izzo, arrestati due calciatori. E poi l'Austria sceglie l'Europa, il verde Van der Bellen vince per 31.000 voti sul leader dell'ultradestra Hofer. Le pagine dell'Avvenire, un mondo in fuga, oltre 130 milioni di profughi, dimezzarli si può, il Papa con Al-Azhar a braccio e no al terrore. FMI, le riforme impressionanti, ma pesa il debito, e poi ancora l'Austria dice no alla politica delle barriere. Libero il piano UE salva banche, vogliono congelare i risparmi. Su spinta di Germania e Olanda, l'Europa sta preparando una legge per impedire i prelievi dai conti correnti degli istituti di credito in crisi. È contrario all'articolo 47 della nostra Costituzione, ma l'Italia non batte ciglio. Il manifesto Ampi, Renzi, frena Boschi, abbiamo rispetto per tutti. I partigiani e la riforma, la scelta del no dopo una lunga discussione, l'aggressione renziana, è segno di difficoltà. Anche qui a centropagina il raggio verde, Austria spaccata a metà, ma il pericolo dell'estrema destra è scampato. Il nuovo presidente della Repubblica è l'ecologista Van der Bellen. Arginato con appena 31.000 voti di differenza, il trionfo annunciato del nazionalista anti-immigrati Norbert Hofer, decisivi consensi postali dei migranti austriaci. E l'Unità il solo che ride, l'ecologista Van der Bellen con il 50,3% dei voti, è da ieri il nuovo presidente dell'Austria. Nel cuore dell'Europa è stata sconfitta l'ultradestra di Hofer, anti-migranti e anti-europea. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del centro e anche qui apriamo la pagina nazionale, si parla del referendum e dello scontro, Renzi difende la Boschi, partigiani rispettabili. Dopo l'uscita del ministro delle riforme, il premier getta acqua sul fuoco, Napolitano insiste sul no, Celeste Ingrao dice il PD strumentalizza mio padre. E poi Pizzarotti, revocate la mia sospensione ai vertici del Movimento 5 Stelle, la difesa del sindaco di Parma, clima di caccia alle streghe, ma pronto a restare. Di taglio basso le comunali a Roma, Giacchetti presenta la sua giunta, ci sono Sabella e Livia Turco, Fassina dice al ballottaggio non lo votiamo. Il clan nel pallone, calcio e camorra, 10 arresti a Napoli, truccate le gare di B in nazionale, Izzo tra gli indagati, l'Avellino nel mirino dei PM, sulle partite l'ombra di Accurso, feroce boss di Scampia. E poi le intercettazioni, ci dobbiamo mangiare tre polpette, hai capito? L'inchiesta della FIGC a Bodi dice fatti gravi ma circoscritti. Di taglio basso, 80 anni di scandali e scommesse, dal Torino Juve del 1927 alle manette eccellenti del 1980 fino a Calciopoli. Elezioni presidenziali, Austria, stop alla destra, vincono i Verdi. Van der Bellen supera Hofer di 31.000 voti decisivi, quelli per corrispondenza. Il paese spaccato in due, ora serve unità. E poi il Brennero, Renzi agli austriaci, nessuna invasione. Il ritratto, un professore aristocratico e figlio di profughi. Morì durante arresto, sono stati riassolti quattro poliziotti, la figlia dice vergogna. La Corte d'Appello conferma il verdetto di primo grado. Michele Ferrulli venne stroncato da un infarto nel 2011. E poi sull'omicidio di Meredith Kercher, un permesso premio di 36 ore per Rudy Ghede. Il caso dei Marò, da Roma, pressing sull'India, breve il rientro di Girone. Strage di Capaci, gli studenti in piazza per Falcone, 50.000 ragazzi a Palermo, Mattarella dice da lì avvio della riscossa morale. Il Papa abbraccia l'imam, dialogo di pace con l'Islam, incontro con il massimo esponente del centro teologico sunnita Al-Azhar, così Francesco riallaccia i rapporti dopo lo strappo di Benedetto XVI nel 2011. La Siria, attentati suicidi dell'IS, strage vicino alla base russa. E poi la Turchia, Merkel a Erdogan, rispetti la democrazia oppure niente visti. La pagina dell'Abruzzo dice l'industria delle vacanze è un settore da rilanciare. L'Abruzzo sconosciuto fra i turisti stranieri al terzultimo posto. La regione fa meglio solo di Molise e Basilicata. Di Pietro dice ci vuole una migliore promozione all'estero. Occorre maggiore integrazione tra tutti gli attori e più professionalità. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del Messaggero.
dove in apertura si parla di quella che è stata ieri la cerimonia in memoria del giudice Falcone a 24 anni dalla strage di Capaci. In una manifestazione che si chiama Palermo chiama Italia, che ha coinvolto 7 città italiane, Pescara ha risposto con 1500 studenti. Partecipatissima cerimonia in contemporanea con la Sicilia in occasione dell'anniversario delle strage di Capaci e Via D'Amelio. Alunni di scuola primaria e secondaria provenienti da Abruzzo, Marche e Molise hanno gremito il Palasport Giovanni Paolo II. Presente anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, che ha dichiarato: l'Abruzzo non è un'isola felice. Dopo il sisma sono stati respinti all'Aquila i tentativi di infiltrazione mafiosa. Il TG1 si è collegato in diretta per raccontare la kermesse pescarese e intervistare il vicepresidente del CSM. Andiamo a vedere la stessa notizia sulle pagine della città. Anche qui in apertura il caso di Palermo chiama Italia anche a Pescara. L'evento a 24 anni di distanza dall'attentato di Capaci, nel quale persero la vita Falcone e gli uomini della sua scorta. Città coinvolte oltre a Pescara, l'evento ha visto la partecipazione di altre 7 città italiane. E allora ieri c'è stata questa importante manifestazione, l'obiettivo era mettere insieme tutte le città e tutti i giovani proprio per ricordare l'importanza della giustizia, ricordare quello che è stato il sacrificio dei magistrati e soprattutto ripetere ancora una volta il no alla mafia. Noi c'eravamo, vediamo. Un anno fa ricordato si trovava a Palermo in questa giornata, adesso tutto si sposta a Pescara. Qual è il contributo che devono dare le altre città e soprattutto le persone? Si tratta di promuovere una grande alleanza tra la scuola, il mondo dell'istruzione, la cultura e il mondo della giustizia. Antonino Caponnetto diceva che la mafia teme la scuola più della giustizia e che l'istruzione toglie erba sotto i piedi dalla cultura mafiosa. È una verità che dobbiamo assumere come motto. Qualcuno ha ricordato che la mafia in questi 23-24 anni è cambiata perché non usa più il tritolo ma usa i colletti bianchi. E allora in questo caso come si combatte? La mafia si trasforma, cambia pelle, individua nuovi business, nuove attività e quindi è tuttora pericolosa. Si combatte appunto facendo prevenzione. Pescara al centro di un avvenimento importantissimo, Palermo chiama Italia, 1500 giovani, si parla della memoria di quelli che sono stati gli agguati a Borsellino e Falcone e oggi qua si parla di legalità, si parla di coraggio. Il sindaco di Pescara ha una doppia valenza, uno perché ha un cognome che riporta proprio a quella che è stata un'atrocità, l'altro perché questa città diventa un importante simbolo oggi. Attorno all'anniversario di Capaci si è sviluppato un grande percorso che vede coinvolti in Italia 50.000 studenti. E lo fa nel senso di ricordare quella stagione rivolgendole l'insegnamento della stessa proprio alle giovani generazioni. Torniamo sulle pagine del Messaggero perché ieri c'è stata un'altra importante conferenza stampa, si parla ancora di trasporti e si parla di nuovi scioperi. Venerdì niente autobus alta tensione alla Tua, il consiglio regionale di oggi straordinario. Venerdì, il primo dei 2 giorni di sciopero, il secondo previsto per il 10 giugno, sono stati indetti da Filt CGL, la CISL, la UIL Trasporti e la Faisa CISAL, che coinvolgerà lavoratori di Tua, paralizzando per 4 ore il trasporto regionale. Ancora uno scontro, ancora tanti punti che non riescono a trovare soluzione. E allora ieri c'è stata una lunga conferenza alla CGL per spiegare quelli che sono tutti i punti di questi nuovi 2 scioperi. Vediamo. Non si trova la quadra tra sindacati e società unica di trasporto Tua. Ad un anno dalla fusione, ancora tensioni e dissapori sulla gestione aziendale, sui tagli effettuati, sulle condizioni dei mezzi e sulle carenze dei controlli. E l'annuncio è quello di 2 nuovi scioperi in programma per il 27 maggio e il 10 giugno nella fascia che va dalle 9 alle 13. Se è vero che il numero dei componenti del CDA è ridotto perché c'è una sola società in luogo delle 3 che c'erano prima, per quanto riguarda invece i dirigenti, il numero dei dirigenti è rimasto sostanzialmente invariato, quindi lo stesso numero dei dirigenti che c'erano sommando le 3 aziende di trasporto ci ritroviamo adesso con la società unica di trasporto e questo è assurdo.
Troppe manchevolezze, secondo Filt CGL, che annovera un taglio di 8 milioni dal governo per mancato obiettivo, evasione tariffaria grave dovuta all'assenza di controlli sui mezzi, mancanza di trasparenza che contravviene agli standard di legge, assenza di autobus e treni per servizi essenziali, e l'elenco prosegue per pagine e pagine. Il Consiglio regionale, che si riunirà domani, non ha portato all'interno dell'ordine del giorno il progetto di legge che dovrebbe disciplinare le regole, ovvero i servizi minimi di trasporto all'interno della Regione Abruzzo. Invece domani, ad esempio, si parlerà della sorte dell'orso marsicano, però dei servizi minimi di trasporto non se ne parla affatto. E questo con delle conseguenze gravissime, che già si sono verificate a partire dall'inizio di maggio, e altre conseguenze negative ci saranno a partire da giugno, dove altri vettori, in assenza di regole, opereranno con la massima libertà e senza nessuna autorizzazione, stabilendo tariffe, stabilendo orari e stabilendo corse. Ora lasciamo le pagine dei quotidiani e ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, temperature che sono salite nella giornata di ieri, le previsioni per i prossimi giorni, al nord si parla di maltempo, in Abruzzo cosa succederà? Ma diciamo innanzitutto che nelle prossime ore è prevista una generale diminuzione delle temperature, perché attualmente siamo interessati da quel che resta di una perturbazione atlantica che nella giornata di ieri ha dato luogo a frequenti manifestazioni temporalesche soprattutto sulle regioni settentrionali e su parte delle regioni centrali. Addirittura al nord ci sono stati temporali con trombe d'aria, con veri e propri tornado che hanno interessato soprattutto la Lombardia. Detto ciò, diciamo che questa perturbazione, pur in attenuazione, sta scivolando verso il settore adriatico, quindi di conseguenza nelle prossime ore avremo innanzitutto una temperatura in diminuzione, perché non avremo più il garbino che ci ha interessato nella giornata di ieri, soprattutto il versante orientale esposto a questo tipo di circolazione, quindi le temperature scenderanno anche di 8-10 gradi rispetto ai valori che si sono registrati nella giornata di ieri, si sono quasi raggiunti 29 gradi in riva al mare e non solo. Questa perturbazione favorirà degli addensamenti sul settore occidentale e sulle zone montuose con possibilità di precipitazioni che nel corso della giornata potrebbero estendersi anche sul versante orientale, ma comunque saranno fenomeni a carattere sparso che si intervalleranno ovviamente con delle schiarite più o meno ampie, soprattutto nel corso della mattinata. Dalla serata invece tenderà a migliorare la situazione, il tempo tenderà a migliorare, perché questa perturbazione lascerà la nostra penisola, si sposterà verso i Balcani e ciò favorirà un generale miglioramento del tempo che poi si manifesterà anche nei prossimi giorni, perché è prevista la rimonta di una vasta area di alta pressione di matrice nordafricana che, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, darà luogo anche a un generale aumento delle temperature, anche sensibile su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulla nostra regione. Farà davvero molto caldo, saranno giornate estive quelle che si prevedono soprattutto tra giovedì e domenica, perché l'aria calda risalirà proprio verso le regioni centro-meridionali, ma ovviamente con le rimonte dell'anticiclone africano dovremmo fare i conti, probabilmente anche con l'arrivo di una certa nuvolosità alta e stratificata accompagnata dalla presenza di sabbia polvere africana e di sabbia africana in sospensione, quindi ciò renderà comunque il cielo parzialmente nuvoloso, comunque quel colore lattiginoso ovviamente che caratterizza la rimonta dell'anticiclone africano, quindi caldo sì, tempo stabile sì, ma ovviamente ci sarà questa estesa copertura nuvolosa soprattutto tra venerdì e domenica. Poi è da vedere quello che accadrà da domenica, perché alcuni modelli matematici annunciano un graduale cedimento di questa struttura di alta pressione e un possibile peggioramento tra domenica e lunedì. Ovviamente si tratta di una previsione questa, Francesca, da confermare nel corso dei prossimi giorni. Giovanni, prima di salutarci, come sempre, noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org e ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, dove troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore.
e sottolineiamo sempre la presenza sulla destra delle 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi che monitorano costantemente il territorio. Suggeriamo anche i 2 profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, questa è la pagina ufficiale dove troverete tutto quello che è presente sul sito internet, i bollettini aggiornati per avere sempre sotto controllo la situazione meteo. E suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più, la foto scattata alle prime luci dell'alba, scattata da Montesilvano con i gradi registrati al momento per capire quello che è un po' l'avvio di giornata, troverete i bollettini aggiornati e anche gli strumenti di rilevazione meteo, spesso pubblicati da Giovanni per gli appassionati meteo, per vedere quello che è un po' il lavoro dell'esperto meteo. Troverete anche le segnalazioni degli utenti, vengono postati video e foto sulla sua pagina per metterlo al corrente di quelle che sono le situazioni incontrate dagli utenti nel corso delle proprie giornate, utile da una parte a Giovanni De Palma per tenere sotto controllo la situazione e dall'altra anche per tutti gli utenti connessi alla sua pagina, perciò noi la suggeriamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20 e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma. Torniamo sulle pagine del Messaggero, anzi del Centro, per parlare di sanità. Il bisturi sulla sanità, pubblicati i dati di costi e ospedali. Per ogni euro che si produce se ne spendono 2,3. Se il comparto fosse un'azienda privata sarebbe già fallita. Questo il dossier. E poi su Pescara l'annuncio è quello delle nuove analisi. Il battello alla riscoperta del fiume, il Pescara da problema risorsa turistica. Partirà da giugno il programma di escursioni della concessione L'Ancora. Positive le nuove analisi sulla balneabilità del mare verso la revoca dei divieti in via Galilei e Fosso Valle Lunga. L'esperimento pilota di Oberdan Caposano coniuga risanamento e rilancio. Nel ventaglio delle offerte anche la costa dei trabocchi. E poi nel nuovo mercato solo ambulanti irregolari, dopo lo sgombero torna a parlare il comune che conferma gli impegni alla delegazione dei senegalesi, ma il punto fermo resta la legalità. Emporio Abruzzo, le nuove licenze scendono a 4, un freno alla grande distribuzione nell'area di San Buceto, il nuovo piano commerciale punta su verde e sicurezza stradale. Garantiti tempi celeri per i nuovi investimenti, ma la precedenza va alla valorizzazione dell'esistente. L'estate all'improvviso, ieri 31 gradi. Queste sono ovviamente le notizie sul meteo, come appena confermato il nostro esperto. Ancora su Pescara, quel debutto in schedina nel dicembre di 70 anni fa, un cimelio ritrovato da Augusto Ferrara, il tagliando con la gara esterna a scafati decisiva per la come oggi. Salta l'accordo, la fumata nera per Bussi, la Solvay vuole scegliere l'imprenditore che dovrà suggerirgli, anche il sindaco La Gatta si tira fuori, disfatta su tutti i fronti, da Alfonso Rilancio abbiamo un investitore e un altro che potrebbe aggiungersi al piano di reindustrializzazione. Festeggia il naufragio dell'intesa il forum dell'acqua che vuole ritardare la bonifica. E allora ieri c'è stato un importante tavolo di confronto tra quella che erano tutti i rappresentanti della regione Abruzzo e poi anche il comune di Bussi, i rappresentanti della Solvay e anche il Ministero dell'Ambiente. Un incontro per un accordo di programma proprio per l'avvio della bonifica e della reindustrializzazione. Tutto era pronto per una firma proprio ieri e invece qualcosa è andato storto. Noi c'eravamo. L'attesa era per l'incontro sull'accordo di programma per la bonifica e messa in sicurezza del sito di Bussi, quello che per tantissimi anni era stato inquinato all'insaputa di un'intera popolazione. Intorno al tavolo erano seduti il governatore d'Abruzzo, il sindaco di Bussi, rappresentanti del polo chimico Solvay, funzionari della regione e in diretta web c'era anche il Ministero dell'Ambiente. Tutto pronto per arrivare ad un avvio delle operazioni, ma dopo quasi 2 ore di riunione il sindaco di quella che è stata definita la discarica dei veleni dichiara interrotto ogni rapporto con le parti. Un percorso iniziato circa 3 anni fa, un percorso condiviso che vedeva come protagonisti il Ministero, il Commissario, la Regione, il Comune e Solvay, oggi è un percorso a mio parere che si interrompe. Abbiamo scoperto che Solvay
e il Ministero non condividono più il percorso fatto, per cui a questo punto il Comune si sente svincolato dagli impegni portati avanti fino ad oggi, e da domani il Comune farà altre azioni per tutelare il Comune, il Paese, i cittadini. Quali sono i punti che hanno visto d'accordo il Ministero e la Solvay e invece no il Comune di Bussi? Noi oggi abbiamo scoperto che Solvay dal 1 novembre ad oggi ha sentito una serie di imprenditori tranne quello scelto dall'amministrazione comunale. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo per la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, sulle pagine del Messaggero apriamo quella dedicata all'Aquila. Un bilancio in bilico, si cerca di ricucire con la sinistra, ma Sciocco Duro dice tutte le decisioni sono passate sulla nostra testa. Giuliano Di Nicola, di ex gruppo IDV, ha chiesto un incontro di maggioranza. E poi a centropagina il funerale, Nicola Roccioletti, l'ultimo saluto a Fra Salvatore. A Paganica, estorsione a una ragazza, tornano in libertà i due fratelli napoletani. Un dossier, l'Officina L'Aquila, la ricostruzione si apre al mondo da oggi fino a giovedì, una 3 giorni di riflessione e dibattito sulle buone pratiche della rinascita post-terremoto. E poi il tentato omicidio, preso l'extracomunitario che colpì una vezzanese. L'episodio è avvenuto l'altra sera alla stazione. La polizia, dopo le indagini, ha bloccato l'uomo. E al vaglio i motivi, regolamento di conti, premeditato o lite. La vittima dell'aggressione era in strada dopo l'inspiegabile fuga dall'ospedale. Di spalla il pass in centro, il Comune a briglia sciolta e poco feeling sulle cronache di Sulmona. La pagina di Chieti, la ex Carichieti era al dissesto, entro 2 mesi si decide il crack. Da Banca d'Italia l'esperto KPMG, a novembre situazione gravissima, servivano almeno 150 milioni di euro per poter continuare l'attività bancaria. Finiscono agli atti tutti i documenti chiesti dal Tribunale, l'udienza conclusiva ieri davanti al giudice Valletta. E poi la polemica, le mense, il sindaco incontra i genitori e Marzoli attacca a ridurre le tariffe. Teatri e Servizi, Barbone è il nuovo direttore, si parla di poltrone, resterà in carica fino al 2020 e percepirà 35.000 euro l'anno, sarà un'azienda vicino ai cittadini. Rubano PC alle scuole di Altino e Fara, sono stati arrestati 2 fratelli. Durante la perquisizione trovata anche altra refurtiva, attrezzi arnesi da scasso, diverse le bande specializzate sul territorio. Il procuratore Menditto dice chi continua a delinquere deve andare via dall'Abruzzo. Marra, ottima la qualità delle acque, adesso possiamo togliere i divieti, a Vasto il mare diventa balneabile anche nei punti critici. Esulta l'assessore all'ambiente che dice il risultato è il frutto dell'attenzione sugli scarichi. La pagina di Teramo, sabato la nuova giunta, Brucchi accelera i tempi. Gli assessori saranno 6, salve le donne, Marchese e Misticoni. Rotazione di deleghe, si libera la Team. Bozzelli dice le mie dimissioni sono già a disposizione. Il sindaco è fiducioso anche nel ritrovare i voti di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e Civica al centro fuoriusciti dalla maggioranza. E poi di spalla il crack Tercas, ancora un rinvio sull'incompatibilità territoriale a Roma. Marco Pannella, unire le forze per ricordarlo, un'iniziativa in memoria del leader radicale. Sulla pagina dedicata a Giulianova, questo è il palacastrum dei veleni, battaglia a colpi di querele tra i titolari delle varie società e ieri è arrivata dal Tribunale anche la prima condanna. La struttura scoppia e si litiga per accaparrarsi gli spazi, l'unica strada da percorrere sarebbe quella dell'esternalizzazione ed è stato presentato un progetto dalla società di basket, ma è stato ignorato. E poi a Giulianova una palazzina maleodorante, forse ci sono dei topi morti, problemi nell'edificio dell'ASL da cui cadono pezzi di cornicione. Passiamo ora alle pagine del centro dove in apertura si parla della qualità delle acque di Pescara. Ora via i divieti, questo è il titolo, nuove analisi dell'Arte, il mare pulito, rientra l'allarme con i batteri nelle zone di via Galilei e Fosso Vallelunga, resta fuori norma solo il punto di via Balilla.
E poi a parlare il vice sindaco di Pescara, Marco Enzo Del Vecchio, la lotta all'inquinamento sta funzionando. Alessandrini e Del Vecchio soddisfatti, adesso si può entrare in acqua quasi in tutta la costa. E di taglio basso, eliminati 4 scarichi abusivi in 2 mesi, risultati degli interventi per ripulire il fiume. A Fosso Vallelunga c'erano 18 milioni di Escherichia coli. La nuova sede del mercatino, il tunnel per i senegalesi tra i rifiuti dei disperati. Ecco come è ridotto il sottopasso della stazione che dovrebbe ospitare le bancarelle. Oggi D'Alfonso, Alessandrini e il prefetto incontrano i vertici di Ferrovie dello Stato. E allora poi ci sono anche le cifre, 98.000 in base a un progetto preliminare, serviranno 98.000 euro per realizzare il mercatino etnico nel terzo sottopasso della stazione lungo via Ferrari, e 70.000 secondo il comune sono gli euro di spesa che potrebbero diminuire da 98 iniziali. L'ex Ferrotelli, il comune blinda gli ingressi, murati 26 ingressi per frenare le incursioni e poi il via ai lavori per evitare i crolli dei cornicioni. Problemi della periferia, un parco al posto del cementificio, ce lo meritiamo. Dopo anni di battaglie, i residenti di Via Raiale chiedono l'abbattimento del mostro e il riscatto della politica. E 13 operai aspettano ancora il TFR, saranno saldati dal nuovo gruppo di Giovanni della CGL, dice ora tocca alla politica. Le ferrovie, multe salate a chi attraversa i binari. Dopo il reportage del centro su pericoli e degrado alla stazione di Porta Nuova, le Ferrovie dello Stato intervengono e assicurano. Entro giugno saranno completati tutti i lavori, queste le foto di denuncia. E poi le selezioni Emirates, tatuaggi vietati, lavoro, appuntamento alle 9 al Plaza, la possibilità di un impiego a Dubai, queste le selezioni per la compagnia aerea. Oggi l'iniziativa Pedibus, istituti 6 e 8, tutti a scuola ma non in auto. Ragazzi e legalità, rispettiamo i deboli, così si batte la mafia, in 1500 ricordano Falcone e Borsellino, a 24 anni dalle stragi. Legnini agli studenti dice insieme respingeremo le infiltrazioni. E poi sulla pagina ancora delle cronache di Pescara, un volto, un quartiere, Alessandro Nossenso, Arancitelli ha voglia di cambiare, basta trattarlo da ghetto. Il cantautore di Villa del Fuoco difende la scelta di vivere qui, c'è gente onesta e anche la musica può far integrare i Rom. Qualche anno fa si era soli, abbandonati, ora c'è un sentimento diverso nella città. Io sono la dimostrazione che pur vivendo qui ce la puoi fare. Uno studio pescarese chiamato dal Vaticano, l'Action Consult tra gli organizzatori della manifestazione Sport at Service of Humanity. A Montesilvano, viabilità estiva, cosa cambia? Stop auto sul colle, nuovo ZTL in centro, intorno a Piazza Diaz. Il traffico limitato nelle ore serali su alcune strade del borgo scatterà dal 1 giugno il via alle domande per ottenere i pass. Azienda speciale, fare chiarezza sugli incarichi. Montesilvano, il Partito Democratico scrive all'amministrazione Maragno per sollecitare trasparenza sul trasferimento di alcuni dipendenti e 2 licenziamenti. Anche qui mare pulito secondo i dati ARTA di maggio, superata anche la seconda sessione di analisi dell'ARTA, il mare di Montesilvano, lo ribadiscono gli ultimi dati, è perfettamente balneabile. Sono stati pubblicati i risultati dei campionamenti del 18 maggio, a dirlo è il vice sindaco Ottavio De Martinis. Ascensori in arrivo al Mammut a Spoltore, via libera al bilancio di previsione, priorità su strade e centro storico. Pronto il parco con 120 alberi al posto dello stadio. San Giovanni Teatino, ritocchi inaugurazione venerdì, il polmone verde è nato dove dovevano sorgere dei palazzi. A Francavilla apre lo sportello telematico per le imprese. E poi, sempre su Francavilla, vigili urbani, in 129 passano il test. La graduatoria per i 15 posti a tempo sarà elaborata con i titoli. Discarica di Bussi, nessun accordo, ma spunta un nuovo investitore. Nulla di fatto nella riunione convocata a Pescara da D'Alfonso, che non ha affrontato la questione. Per il governatore, il gruppo Todisco di Milano potrebbe aggiungersi al piano di reindustrializzazione. E poi il crack Merkel, sentito Lancasteri, tocco da Casauri all'ex commissario, parla in tribunale del fallimento dell'azienda.
La pagina di Chieti, lei lo lascia, lui la perseguita, minaccia di morte la sua ex su Facebook, un incubo durato mesi, il giudice vieta a una ventenne pescarese di avvicinare una minorenne di San Giovanni Teatino. E ancora il chirurgo vascolare, il reparto ricorda il professor Magnacca e i lavori del medico scomparso presentati oggi al congresso di Roma. Sulla pagina dell'Aquila, incidente a Pianola, operato dopo il ricovero, sbalzato dalla moto, è grave un giovane in rianimazione, un ventenne finito sotto un furgone. L'impatto è avvenuto nonostante la frenata dell'altro conducente. Monte Camicia, una pietra si stacca dalla vetta e ferisce un escursionista. E poi ancora cronache, Avezzano, fuggito da una struttura sanitaria, scomparso. Ricerche senza esito, secondo i familiari l'uomo sta cercando di tornare in Germania. Si tratta di Walter De Santis, il 64enne di Avezzano, scomparso da 4 giorni dal centro di terapia La Crisalide, dove era in cura, e finora non si hanno tracce. Di taglio basso, ferito a sprangate in testa, primo arresto, Avezzano, fermato un 34enne, ricercato il complice, l'aggreditore sta in coma e dietro c'è l'ombra della droga. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città. Si parla di una maxi truffa sulle pensioni. Vivevano all'estero con la pensione sociale INPS. 3 teramani nella rete delle Fiamme Gialle per aver intascato 60.000 euro prima di trasferirsi fuori dall'Italia. Si tratta di un sussidio concesso dallo Stato a chi risiede in Italia e vive in stato di indigenza. Non sono pensioni comuni. L'ammontare totale della truffa ai danni dell'INPS si aggira attorno ai 17 milioni di euro. E poi un cambio della guardia, Graziella Patrizzi entra in carica come prefetto di Teramo. La nuova giunta Brucchi è una corsa ad ostacoli, il sindaco è ottimista sui tempi del nuovo esecutivo, ma i gattiani prendono tempo sui contenuti del documento programmatico. Nelle prossime ore intanto il sindaco dovrebbe procedere all'azzeramento dei sopravvissuti di giunta. Fondazione Parte Civile contro gli ex Tercas. Ieri la nuova udienza per il crack da 600 milioni, ammessi anche i piccoli azionisti e Popolare di Bari. E ancora politica, l'appello all'unità caduto nel vuoto, la sinistra bacchetta il PD e lancia la nuova costituente. Quando il cicloturismo fa rima con la cucina, l'Istituto di Popparozzi presenta il progetto che coinvolgerà 28 studenti provenienti da tutta l'Europa. A Teramo, organico d'estate, 3 raccolte a settimana. Presentato il nuovo calendario della Teramo Ambiente in vigore dal 21 giugno al 21 settembre. Allo studio anche la possibilità di passare ad un porta a porta più leggero con le isole ecologiche. Ancora su Teramo, Enne stronca il progetto della funicolare, pericolosa e costosa. Per il coordinamento provinciale ai 10 milioni per la realizzazione se ne aggiungeranno altrettanti per la gestione. Andiamo avanti sempre sulle pagine della città, la provincia, un volto nuovo nel segno della continuità. L'avvocato Giovanni Melchiorre è pronto a raccogliere l'eredità di Mario Di Pietro alla guida di Bellante. Pochi fronzoli, non stiamo andando in giro promettendo di costruire grattacieli, ma solo quel che sarà realizzabile, per il quale ci sentiamo impegnati. A Tortoreto la Ricchi ha rifiutato l'aiuto delle opposizioni. Il Movimento 5 Stelle analizza la crisi politica e il commissariamento. Eravamo disposti ad approvare gli atti urgenti. Il sindaco ha preferito evitare il dialogo per poi andare a sbattere contro il muro messo su dai suoi alleati. La Vibrata ha avuto la sua porta santa a Corropoli venerdì, la celebrazione alla Madonna del Sabato Santo. Di taglio basso c'è Alba Adriatica, inizia la lotta degli angeli della strada contro la droga, un progetto che coinvolgerà le parrocchie e le associazioni del territorio. E sempre a Tortoreto, corso di guida sicura per i volontari della Protezione Civile. Maxi risarcimento per l'alluvione del 2011, famiglia di Via Galilei Nord chiede al comune più di 80.000 euro, la responsabilità sarebbe dell'ente per non aver provveduto al deflusso ottimale delle acque piovane. Roseto al voto, Pavone ha tradito il basket rosetano. Rosaria Ciancaglione raccoglie l'appello del presidente Di Sante. L'amministrazione non ha idee per il rilancio dello sport. Il basket rosetano deve essere utilizzato come strumento per la promozione del territorio.
E poi Pineto, anche Legnini scende in campo contro l'abusivismo commerciale. Il vicepresidente del CSM è intervenuto al convegno organizzato dai commercianti locali e dalla Confesercenti. Cultura, suoni per la creatività e il lavoro. Un cartellone dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese per un nuovo dialogo tra musica e territorio. Andiamo avanti, apriamo anche qui la pagina dello sport. Teramo, la volata a 3 per la panchina. Nelle prossime ore la decisione sul nuovo tecnico biancorosso. In corsa ci sono Zauli, Pea e Colucci. A Campitelli piace maggiormente il profilo di Lamberto Zauli, maggiore feeling invece tra Pea e Lupo. Il terzo nella classifica di gradimento è l'allenatore della primavera del Bologna. L'ultimo in ordine di tempo è stato proprio Pea, che ieri ha incontrato la dirigenza. E poi via Brugalette, il rinnovo del giovane difensore sembrava fatto, invece ora pare non sarà riconfermato. Andiamo ad aprire le pagine dello sport anche sul quotidiano Il Centro. Si parla di Pescara verso i play-off, la Lazio sulla Padula, pronti 9 milioni di euro. Il club capitolino irrompe sul centravanti bianco-azzurro. Lotito offre 7 milioni e mezzo di euro, più 1 milione e mezzo di bonus. Sebastiani prende tempo e attende eventuali rilanci. Del Grosso dice: a questo punto non ci sono favoriti. A quasi 5 mesi dall'incidente d'auto, il terzino giuliese in forza al Bari è tornato ad allenarsi. E poi la Virtus Mammarella dice: noi salvi, ora tifo per il Lanciano. L'ex capitano rossonero ha conquistato la permanenza in B con la Provercelli. Una bella soddisfazione dopo il trasferimento in Piemonte avvenuto in gennaio. La società ha sbagliato, ma è un errore amministrativo, non un illecito sportivo. Peccato per la penalizzazione, i miei ex compagni sul campo si sono già salvati. E poi la lezione di calcio all'Aurum, Giampaolo in cattedra, il Pescara è come l'Empoli. Il tecnico, dice Oddo, è un grande allenatore, biancazzurri li vedo favoriti per la A. Il giuliese, dopo l'ottimo campionato con i toscani, è nel mirino del Milan, ma lui per ora è senza contratto e va in vacanza a casa. Sul suo futuro dice: per adesso torno nella mia Giulianova a riposare, sono onorato dell'interessamento della società rossonera, ma posso assicurare che non c'è stato alcun contatto. E sul mancato approdo al Delfino dice: con la società ci sono stati degli incontri in passato e qualcuno non ha detto la verità. Le nostre strade si sono sfiorate ma mai incontrate. E allora, come detto Marco, Giampaolo ieri all'Aurum di Pescara, e ovviamente l'attenzione e le domande erano tutte rivolte al Pescara, vediamo. Il Pescara è una squadra molto simile nelle caratteristiche generali all'Empoli, perché è stata costruita con qualità e secondo me poi alla lunga le squadre che esprimono valori tecnici hanno più possibilità di vincere. A Massimo ha fatto benissimo l'anno scorso quando è subentrato, dandogli caratterizzando fortemente la squadra sotto il profilo tecnico. Quest'anno, tranne quel periodo dove non, la squadra non riusciva a vincere, ci può stare, perché il campionato di Serie B è lungo e non puoi pensare di stare sempre al 100%, adesso è tornata una squadra forte, che autostima e che penso abbia grandi chance per la vittoria finale. Massimo, bravo, rispondendo alla tua domanda, è bravo perché comunque ha tanta esperienza, è stato giocatore di alto livello, sa cosa significa giocare nelle grandi squadre, soprattutto nella mentalità vincente che poi riesce a trasmettere alla squadra. Pescara, Bari, Trapani, c'è una favorita, Marco? Il Trapani è la sorpresa forse, no? Grande entusiasmo, squadra sbarazzina, allenatore esperto. Il Pescara, a mio avviso, è la squadra che ha più qualità rispetto alle tre. È Bari galleggia tra la A e la B, a storia, così come il Pescara, credo. Difficile fare un pronostico, io per abruzzesi mi auguro che la sponti il Pescara. Non ci vuoi dire nulla sul tuo futuro, dai. E il mio futuro per adesso è a casa, Giuliano, non ho contratto, quindi è sicuro è questo. Gli attestati di stima però che arrivano da Milano, sponda rossonera, sono sicuramente importanti, fanno piacere. Ma essere accostato a quella panchina lì è un onore per me.
ci mancherebbe, però poi punto, altro non c'è. E ora invece la Lega Pro, i play-out, l'Aquila, gli ultra rifiutano i biglietti offerti dai calciatori. I tifosi organizzati, la trasferta a Rimini, ce la paghiamo noi, Chiodi dice iniziativa comunque valida, pronti ad appoggiarla. Il Teramo spunta l'outsider Colucci, Trapea, ieri in città Ezzauli, c'è anche il tecnico della Primavera del Bologna. E poi ci spostiamo ora sulle pagine del Messaggero. Il Pescara, la carica dei big, Allegri dice i biancoazzurri in A, l'ultima gioia della stagione, Oddo ha fatto un gran lavoro e ora serve un po' di fortuna. Sarri dichiara è stata la prima società che ha creduto in me ed è una città che capisce il calcio, l'aspetto tra le grandi. Il Lanciano, è arrivato il deferimento, il provvedimento era già atteso e verrà discusso il 1° giugno, intanto l'Avellino finisce nei guai. Domenica tornano titolari Benali e Zampano. Ora invece ci spostiamo e anche qui la Lega Pro. Cagnale, l'Aquila ricorda quell'impresa, l'ex rossoblu invita a ripetere l'impresa del Partenio. In 10 vincemmo lo spareggio mettendo in campo un carattere di ferro e a Rimini servirà lo stesso spirito. Del Teramo si parla di panchine, il Teramo sceglie oggi il tecnico Trapea e Zauli. L'attuale allenatore del Sant'Arcangelo sembra in rimonta. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci, come sempre, ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.